Sbarcata a Monza per la prima volta il 28 e il 29 settembre 2018 Meet Me Tonight, la grande rassegna culturale dedicata alla divulgazione scientifica. L'evento, aperto a tutti i cittadini, è stato portato dall'Università di Milano Bicocca e dal Comune di Monza in Piazza Roma, sotto i portici dell'Arengario. È un importante risultato, è la prima volta che portiamo il Meet Me Tonight a Monza grazie alla vittoria di un progetto europeo e abbiamo il supporto e la collaborazione di due importanti aziende, Brianza Acque e Sapio. Numerosi gli stand allestiti con esperimenti, dimostrazioni dal vivo e laboratori interattivi gestiti direttamente dai ricercatori. I visitatori hanno potuto così toccare con mano i prodotti della scienza e della ricerca. Nel nostro laboratorio ci occupiamo della vita prenatale. Tutti noi abbiamo vissuto 9 mesi nella pancia della mamma e quello è un momento importantissimo, preziosissimo, di cui ogni essere umano deve godere a pieno e deve essere capace di ritornare durante tutta la sua vita in quel momento e godere di nuovo della preziosità di quel momento. 11 laboratori presenti che hanno proposto attività su svariati temi, dalla salute alla realtà virtuale, dalla robotica educativa all'ecologia delle acque dolci, passando per la sicurezza informatica e l'economia. Credo che sia una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fortemente portare nel cuore della città. I ricercatori rappresentano il futuro, il nostro futuro. Milano Bicocca credo che sia un punto importante delle tante eccellenze che la nostra città ha. Quindi mettere insieme queste diverse realtà, far incontrare i ragazzini delle scuole come stamattina e aprire i laboratori durante la giornata, credo che sia una grande opportunità per dire quanto la ricerca può essere importante per tutti noi.